tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare di Google Assistant. Ma che cos'è Google Assistant? È semplicemente l'evoluzione di Google Now. Sapete quando prendete il telefono in mano e dicete e dite ok Google? Ecco, l'ok Google di adesso ha delle funzioni molto semplificate. Quelle di Google Assistant invece sono molto più complesse grazie al machine learning. Ma che cos'è il machine learning? È una categoria della scienza informatica che permette alle macchine di imparare in modo autonomo. Mi spiego meglio, le macchine non vengono programmate per fare un certo tipo di lavoro, ma imparano degli schemi in modo automatico e questo è fighissimo. Viene applicato da Google non solo per Google Assistant, ma anche per altre funzionalità, come per esempio Google Translate. Translate si chiamava? Sì? Mi dicono di sì dalla regia. Per Google Translate, Google Foto, ma anche lo stesso Gmail. Per capire se il vostro smartphone è abilitato a Google Assistant, potete visitare il sito di Android e verificare se lo smartphone è compatibile, altrimenti potete farlo in modo manuale. Si fa in modo molto semplice, basta andare sulle impostazioni dello smartphone, cambiare la lingua dall'italiano all'inglese e poi dire ok Google. E capirete subito se avete ancora Google Now o se avete Google Assistant. Rispetto a Google Now, Google Assistant è in grado di capire quello che gli state dicendo in modo molto naturale. Facciamo un esempio, se io chiedo a Google Assistant ho bisogno dell'ombrello domani, mi dirà domani non piove nella tua zona. Se invece provate a dirlo a Google Now, ho bisogno dell'ombrello domani, vi aprirà la pagina di Google. Quindi le differenze tra i due servizi sono davvero abissali. Verosimilmente tutti gli smartphone che hanno installato sistema operativo Android 7 e Android 6 avranno Google Assistant. Io so di per certo che Galaxy S8 e LG G6 ce l'hanno, lo so perché l'ho provato. Andiamo subito a vedere però quali sono le domande serie che potete porre ai vostri Google Assistant. Per ora però ricordate che Google Assistant è disponibile solo in lingua inglese. Ecco, dovete fare un po' di pratica, è sempre un buon modo. Sempre un buon modo. Andiamo subito a vedere che cosa possiamo chiedere a Google Assistant. Ovviamente la roba seria. What's my next appointment? Your next calendar entry is on April 26th at 11:30 a.m. The title is hashtag STEM in the city, conference stampa Lovesery. Vabbè, conference stampa, che voleva dire conferenza stampa, ma va benissimo. Do I need an umbrella tomorrow? Yes, the forecast for tomorrow in Mugio is 18 degrees with scattered showers. Piove domani, maledetta. Pausa un attimo. Oh, okay. Fatti grazie tuoi! Remind me to buy some food. When do you want to be reminded? When I go home. Okay, do you want to save this? Yes. Okay. Reminder saved. Che figo, gli ho appena chiesto di ricordarmi di comprare del cibo e lei mi ha detto dove o quando e gli ho detto quando torno a casa ricordami di comprare del cibo e quindi ha inserito un promemoria per me. Che carina! Show me some pictures from Japan. Let's check your Google Photos. Ok, quindi mi ha appena mostrato le foto che ho scattato in Giappone e che sono alloggiate dentro a Google Photo. Che foto belle, le ho scattate io. How do you say hello in Japanese? Konnichiwa. Konnichiwa. Le cose quindi che potete chiedere a Google Assistant. Che Google Assistant. Dietro ci sono delle persone che ridono ma non stanno ridendo perché non vogliono farsi vedere che ridono alle mie battute bellissime. Le cose che potete chiedere quindi a Google Assistant sono tantissime, potete divertirvi a chiedergli qualsiasi cosa e vedere quali saranno le risposte. Noi intanto stiamo preparando per voi un altro video molto molto carino, sempre dedicato a Google Assistant. Intanto questo video termina qui, mi raccomando ricordate di iscrivervi al canale ma soprattutto di guardare degli altri video che siamo sicure vi piaceranno tantissimo. Ricapitolando, per attivare Google Assistant cambiate la lingua del vostro smartphone Android e mettetela in inglese. E adesso buon divertimento, io vado a chiacchierare con Google, ciao!